Comincia con la gara riservata alla categoria allievi l'impegno organizzativo della Polisportiva Camignone. Oltre 200 iscritti e poco meno di 200 hanno firmato il consueto foglio di partenza del 41esimo trofeo Zinelli Mario e Teresia alla memoria. Percorso tecnico quello ormai collaudato della gara di Camignone. Le salite di Monte Rotondo e Fantecolo, ripetute ad ogni giro, hanno di fatto scremato il plotone di alcune decine di unità. Gruppo che comunque, nonostante i ripetuti tentativi di allungo, si è mantenuto costantemente a ridosso dei fuggitivi di turno, senza lasciare troppo spazio alle azioni di fuga. Suono della campana a indicare l'ultimo giro, con un atleta in maglia Cage Capes con qualche metro di vantaggio su una prima coppia di inseguitori, con il resto della corsa con una maglia Ronco in testa a dettare il passo. Ora solo pochi chilometri veloci e scorrevoli prima di affrontare per la quinta volta la breve e insidiosa salita di Fantecolo. Ancora un allungo in testa alla corsa per andare a formare un piccolo drappello al comando in odore di traguardo. La spunta con uno sprint perfetto il portacolori della formazione monteclarense Alessio Bonelli. Sul podio salgono anche Luca Cretti e Federico Zordan. Alessio Bonelli, una grande vittoria a Camignone arrivata nel finale. Sì, davvero gli ultimi chilometri sono entrato in una fuga di pochi corridori. Ho dato tutto perché veramente non ne avevo più. Dopo gli ultimi metri ho visto che ero davvero in rimonta. Ho dato tutto e finalmente ho vinto perché davvero questa vittoria ci voleva moralmente e anche per tutta la squadra. Ti abbiamo visto i 150 metri, avevi la ruota giusta. Sì, avevo la ruota giusta, mi trovavo nel posto giusto, al momento giusto e niente, ho dato tutto e è andata davvero bene, sono davvero contento. A chi la dedichiamo? Ma la dedica va sicuramente ai miei genitori, che senza di loro non potrei praticare questo sport, a tutta la squadra, all'allenatore e a tutte le persone che mi vogliono bene e credono in me. Luca Cretti, un'ottima seconda piazza a Camignone dopo la vittoria di Ghedi. Sì, dai, sono molto soddisfatto. È stata una gara molto dura, lo sapevo già prima di partire. Ogni salita ho provato, tutte, e continuavo perché volevo staccare i velocisti, perché in volata ovviamente non avevo speranze, e allora ho provato, alla fine sono riusciti ad andare via un gruppetto. Poi in discesa mi sono staccato con uno della Corbettese e all'ultimo chilometro eravamo lì, poi è rientrato Bonelli, ha vinto e va bene comunque secondo. Federico Zordan chiude il podio a Camignone, un ottimo terzo posto. Sì, non pensavo a un terzo posto, anche perché a metà gara ho fatto una caduta e lì mi è crollato il mondo, e però poi sono riuscito a recuperare bene. Poi qua sul Fantecolo ho fatto uno scatto per recuperare i fuggitivi e sono arrivato con i primi 5 e poi in volata ho fatto terzo. Contento, dai. Leggiamo quindi l'ordine d'arrivo con la prima posizione di Alessio Bonelli della Feralpi Monteclarense. Secondo Luca Cretti della Cicli Peracchi di Sovere. Terzo Federico Zorzan della Bovolone. Quarto Alessandro Baroni dell'Equipe Corbettese. Quinto Giovanni Pagani del Team Giorgi, sesto Thomas Trainini della Ronco, settimo Federico Chiari del Progetto Ciclismo Rodengo Saiano, ottava posizione per Andrea Gatti della Polisportiva Camignone, nono Giacomo Villa della Biassono e chiude in decima posizione Matteo Tarolla dell'Autelli.